Grazie Rav. Che differenza c'è tra Avaya e tutti gli altri nomi santi? תרגום. לא יודע מה שמעת, אבל הוא שאל מה ההבדל בין שם הוויה לכל שאר השמות הקדושים. שם הוויה זה שם הכול. Il nome di Avaya è il nome che include tutti i nomi, e Yud-Kei Vav-Kei sono quattro gradini del desiderio di ricevere che si estende dalla luce, e tutti gli altri nomi sono espressioni private di tutti questi quattro gradini. Ma il Avaya è come la struttura che la luce superiore ha creato nel desiderio di ricevere. Per questo il scheletro, in ogni altro posto dove noi vogliamo dare nome, dove noi scriviamo Yud-Kei Vav-Kei, che è il nome di Avaya, perché lui esso non ha espressione, perché questo non è un vaso, è solamente un segno della luce che così si adopera sul desiderio di ricevere per rivelare il desiderio di ricevere fuori dal Borè. Però dopo noi dobbiamo un'aggiunta di nomi, vuol dire aggiunta di azioni da parte del desiderio di ricevere in tutti i quattro gradini suoi, Aleph, Bet, Gimel, Daled, che allora noi possiamo esprimere l'influenza della luce sul desiderio e la reazione del desiderio alla luce, che questa è tutta la nostra faccenda. La connessione tra il creatore e la creatura, il creatore e la creatura, va bene? Dove noi siamo?